Io, guarda, da piccolo avevo il sogno di venire in Costa Rica. Sono venuto qua la prima volta nel 2003, mi è piaciuto veramente tanto. E quando ero in Italia parlavo con gli occhi da innamorato della Costa Rica, perché si dice che la Costa Rica o la ami o la odi. E io la amo. Infatti, il Pura Vida ce l'ho qua per tutta la vita. E infatti il ristorante si chiama Pura Vida per quello. Da Modena apri la finestra e ti trovi palazzi, condomini, città. Cioè... Ma non so che lavoro facevo, noi lavoriamo dentro al call center. Io avevo una tabaccheria. Io avevo una tabaccheria a Modena. Ma già stavi con me di noi. Sì, però facevo sempre 13 ore al giorno. Qua si dice Pura Vida. Ecco. Sì, lui sta rinchiuso dentro al call center 9 ore al giorno. Guarda, io sto dentro una cucina dalla mattina alle 10 al pomeriggio alle 10, alla sera, perché mi piace fare una cucina casereccia, sì, quindi... Sì, sì. Però magari, come dici te, il posto è diverso. È diverso, cioè, è vedere la foresta, i pappagalli, le iguane, i cani, stai volentieri, a parte che hai turisti, conosci gente di tutto il mondo. No, è un tenore di vita differente che l'Italia, con poco ti riesci, venire qua con $500 puoi avere una bella casetta con piscina. In Italia con $500 sono circa 300 euro. C'è un monolocale, un monolocale. No, in Italia io affittavo $400, 400 euro. No, è differente. Sì, sì. A 50 metri c'hai l'oceano, dove un mese fa vedevi passare le balene. In Italia te ne vedi queste cose, coccodrilli, balene, iguane, scimmie. Questa è la natura, infatti un giorno un amico gli ho scritto, la mattina mi sveglio, mi metto in amaca e vedo pappagalli, iguane, tucani, scimmie. La casa dove l'hai presa qua? Sulla mano d'Antonio, lo so. Ma sei sposato qui? Sì. Ragazza, è c'hai morto. Bimbi? No, ho 4 cani, sono i miei figli per ora. Meglio i cani, me ne impegno. No, adesso stiamo guardando i falsi. Adesso che siamo qua da 2 anni e abbiamo capito dov'è la nostra direzione di vita, che non è l'Italia. No, qua si sta bene,